capacità immensa di immaginare, di identificarmi, di commuovermi. Per quali fini devo usare queste imprevedibili energie psichiche e spirituali? Rolando Chang si è laureato con 110 e lode in giurisprudenza perché voleva diventare l'avvocato dei poveri. Aveva cominciato a fare il pretore a Cormons. E poi sono venuti i sindacati, lui si è appassionato di più ai sindacati. Questi saranno anni di sacrifici, di dedizioni, di entusiasmi, di scoperte, di nuovi orizzonti sindacali. Chan non aveva orari, giorno, notte, Gorizia, Monfalcone, Cormons, era dappertutto. E credo che questo serviva anche da esempio a chi, come me, si affacciava appena a questa realtà del sindacato. Aveva anche esercitato un ruolo importante di rivalutazione del sindacato nell'ambiente istituzionale e politico in generale della provincia. È stato un uomo di innovazione, anche di rottura, ma una rottura costruttiva perché proponeva soluzioni diverse e aperte. La gente che subisce imposizioni può conformarsi, ma può anche aspettare una scintilla o un'occasione per riprendere libertà e dignità. E arrivava sulla scrivania buste con tanti soldi. Non ha mai, mai voluto avere una lira. Non guardava mai ai vantaggi delle cose, ma alla qualità delle relazioni, alla fraternità degli incontri e delle relazioni. Non aveva ambizioni se non quello di fare bene il suo lavoro. Quando veniva a casa mio marito, cenava, poi si sedeva qua. Lui, libri e scrivere. Saranno, io penso, 200 volumi di diario. Sempre scrivere. Sempre scrivere. Per diffondere un po' certe posizioni, anche critiche, non aveva altro mezzo che stampare clandestinamente un giornaletto, detto in margine a quello che la stampa ufficiale non dice. In questo certamente Chan fu un uomo scomodo. Chi anticipa i tempi deve sempre preventivare certa incomprensione e certo rischio. È uno che ha rischiato la pelle, volevano ammazzarlo. Penso che per chi non ha vissuto quei tempi, quei momenti, sia piuttosto difficile capire qual era la situazione che si viveva in queste terre. Non ho mai sentito Chan dire parole di odio. Era un uomo capace di entrare nella storia e di seguire le vie della storia. Forse provocatoriamente per certi nazionalisti italiani, amava esprimersi in sloveno quando aveva degli interlocutori sloveni. Fu veramente un uomo di frontiera e nella frontiera lui non vedeva un limite.